Yayalo verso Hillemark, pallone ancora dentro. Attenzione al Palermo. Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo qui come ogni mercoledì alle 14 sulla carriera allenatore di FIFA 16 con la Fiorentina. Allora ragazzi, prima di iniziare vi volevo subito dire una cosa. Ho iniziato a registrare nella giornata di ieri le partite erano contro il Chievo e contro il Palermo. Il problema è che mentre registravo, siccome c'è stato un forte temporale, è andata via la corrente e quindi ho perso il file, ovviamente di salvataggio, perché non ho salvato nulla in realtà. Però la partita con il Chievo era già finita, stavo registrando nel calciomercato, quindi prima di andare a quella col Palermo, e avevo pareggiato 1-1. Quindi ragazzi, purtroppo non ve la posso far vedere in quanto appunto andando via la corrente mi è saltata la connessione e quindi non ho potuto editare poi il file. Ok ragazzi, oggi siamo qui direttamente nell'inizio calciomercato. Mi è arrivato un rapporto mensile sulla squadra della Primavera, nel quale mi dice che hanno un aggiornamento su Fabio Perez. Quindi andiamo a vedere. Ecco qui, ha 15 anni ed è un giocatore, vedete, al potenziale che va dai 63 agli 81 di overall, quindi da tenere sotto controllo. Allora, qui abbiamo avuto un'offerta per Tatarusano che io rifiuto, che ragazzi rifiutiamo l'offerta, Tatarusano rimane in porta e quindi eliminiamo. E qui informazioni. Allora, il mercato è aperto, quindi ragazzi possiamo fare acquisti anche se abbiamo un budget trasferimento abbastanza basso. Ok ragazzi, allora ho fatto alcune cose che non vi farò vedere. Ho chiesto alla Fiorentina di darmi un po' più di fondi, ho chiesto 20 milioni di euro, comunque dicendo che avrei raggiunto la qualificazione alla Champions League, la semifinale di Coppa, e mi hanno risposto che dal momento in cui i risultati non sono stati ancora ottenuti, anche se io sono primo in campionato, sono andato avanti nel girone, non so di quali risultati a questo punto possano parlare, vabbè, comunque non acconsentono a darmi i 20 milioni, ma mi danno ulteriori 5 milioni 420 mila euro. E nel frattempo avevo fatto anche un'offerta per Abate, perché come terzino destro, oltre a Versalico, abbiamo Tomovic, che in realtà è un difensore centrale e che non ha accettato il rinnovo di contratto, quindi voglio cercare di portare Abate dal Milan alla Fiorentina, quindi sarà lui il colpo invernale che cercherò di fare. Ho offerto 4 milioni di euro più Vesino al Milan, che ha detto che l'offerta economica è troppo bassa e che quindi volevano tra i 6 milioni e i 7 milioni e 2. Quindi con questi fondi dovrei riuscire a prendere Abate. Quindi ragazzi, ora vi aggiorno comunque durante la trattativa. Ok ragazzi, abbiamo ricevuto un'offerta per Josef Iličić. Vediamo un po' da parte di chi. Da Norwich City mi hanno offerto 13 milioni per Iličić. Io ne chiedo 25, tanto non accetteranno mai ragazzi, però per 25 milioni potrei anche farlo partire. Ok, eccoci giunti alla prima partita del giorno. Non affrontando più il Chievo, oggi affronteremo il Palermo e la Lazio nella seconda partita, quindi un altro big match. Andiamo subito a vedere come andrà contro il Palermo. Yayalo verso Hillemark, pallone ancora dentro. Attenzione al Palermo e il tiro di Morganella. Palermo pericolosissimo. Zárate che riesce ad andare via, bravissimo Mauro Zárate. La mette dentro verso Kalinic, gol. Passiamo subito in vantaggio. Passaggio al centro di Maurito Zárate e Kalinic non sbaglia. Rivediamo il tutto. Guardate qui, Zárate si è andato via benissimo. E qui ragazzi, passaggio al centro, gol facile, facile. 1-0 per noi. Sono Morganella, bellissimo. La bellissima finta di Morganella, cross al centro, spazza via la difesa, pericolosissimo il Palermo ragazzi. Attenzione ancora al Palermo, il tiro, il pareggio del Palermo ragazzi. Grandissimo gol di non ho visto chi. Non sono riuscito a fermare, se non mi sbaglio proprio Vasquez. Rivediamo il tutto. Guardate qui, si gira benissimo, ho messo il piede ma nulla da fare, grandissimo gol, 1-1. Attenzione a Lazar che avanza ancora, Lazar. Il tiro ho provato, deviazione, ma il Palermo è pericolosissimo ragazzi. Davide Astori, ancora lui, la dà dentro verso Cristantelio, ma è troppo lunga. Troppa sbaglia il portiere, incredibilmente gol del 2-1, erroraccio di Sorrentino, ci riportiamo in vantaggio. Errore madornale. Qui abbraccio con i panchinari, vedete Babacar. Rivediamo il tutto. Guardate qui ragazzi, incredibile errore di Sorrentino. 2-1 per noi. Ancora Cristantelio.
Può provare, mette dentro il cross, non ci arriva. Buon cavaliere, la palla viene spazzata. Radovanovic prova il tiro, rimpallato, palla che rimane lì. E finisce il primo tempo, ragazzi. 2-1 per noi. Palermo sta dando battaglia. Vediamo come va il secondo tempo. Dentro verso Ilicic. Il tiro, vediamo se c'è calcio di rigore. No, ragazzi, non ha dato nulla. Ha agganciato Ilicic, ma tutto regolare. Attenzione qua, Palermo pericolosissimo. Ilicic, bellissimo il passaggio e c'è il gol del 3-1. Stupendo il gol, ragazzi, da nulla. Non me l'aspettavo neanche io, vi devo dire la verità. Sono stato preso in contropiede anche io per questo gol. Vediamo. Guardate qua, Ilicic, che passaggio, ragazzi. E poi da in mezzo alle gambe Zarate su Sorrentino. 3-1 per noi. È solo Niko Kalinic, eccolo qua ancora lui. Andiamo fuori per Borca Valero che prova il tiro deviato. Sorrentino, facile. Ha visto Zarate, Maurizio Zarate dentro. Zarate prova il cross, colpo di testa, hanno riuscito. Pallone che torna a Zarate, allora ancora in the box. Pallone messo dentro, è la palla che finisce fuori. Ma ancora Quitteglio, dentro verso Ilicic, fermato. Morganella, pallone dentro, il colpo di testa, di pochissimo fuori. Qua proviamo con Radovanovic, ma la partita finisce qui, ragazzi. 3-1 per noi, vittoria meritata, anche se Palermo ha dato qualche problemino. Allora, ragazzi, abbiamo ricevuto un'offerta di trasferimento dalla Real Sociedad per Kalinic. Offrono 8,5 milioni. Rifiutiamo, ragazzi, rifiutiamo perché non mi interessa. Eccoci giunti, ragazzi, al big match contro la Lazio. La formazione è quella tipo, con la sola sostituzione di Babacar per Kalinic. Andiamo subito nel match. Eccoci qui, ragazzi, big match contro la Lazio. Noi oggi abbiamo la maglietta nera, per l'occasione la Lazio quella bianca. Ancora prova Salico verso Cristian Teglio, facciamo riprovare subito il tiro. Impalato, la palla che rimane lì, il gol immediato di Babacar. Il Kuma Babacar al terzo minuto. Facciamolo esultare. Eccolo qua, si abbraccia coi panchinari. Partenza sprint da parte nostra. Figurate, Teglio prova il tiro, rimpallato, palla che rimane lì, Kuma Babacar lesto a segnare. 1-0. C'è una Cataldi dentro, Felipe Anderson, colpo di testa di Cataldi, fuori. La Lazio inizia ad attaccare. Attenzione di Olovic per Felipe Anderson, velocissimo Anderson. Cross dentro di Felipe Anderson, il colpo di testa, il palo della Lazio. Ragazzi, Lazio pericolosissima, ha iniziato ad attaccare dopo aver subito il gol. Ragazzi, attenzione alla punizione per la Lazio, finta. Parte Anderson, è uno schema, tiro, fuori. Ora palla verso Radovanovic. Radovanovic può provare la staffilata, facile per Marchetti. Ancora bello il pallone Radovanovic per Teglio. Teglio ancora. Cross in mezzo del Kuma Babacar. Ma c'era fuori gioco. C'era fuori gioco, ragazzi, avevo il dubbio perché l'avevo visto più avanti dei difensori. Ancora Candreva, Antonio Candreva dentro, Cataldi. Diorevic, attenzione che filtrato Diorevic, il cross dentro, colpo di testa, pallone che rimane lì, il pareggio della Lazio. Antonio Candreva ha pareggiato, ragazzi. La Lazio ha attaccato e si è meritata il pareggio. Quindi vediamo il tutto. Qua, ragazzi, ecco qui, colpo di testa e qui si lascia anticipare. Non ho visto chi, mi sa Pasquale o Astori. Attenzione Babacar, Babacar, ancora lui, pallone messo dentro, non ci voglio credere, libera la difesa della Lazio e finisce il primo tempo, partita combattutissima, uno pari, vediamo come andrà questo secondo tempo. Andreva, Mauro Zarate, fermiamo tutto con il Kuma Babacar, avanza Radovanovic dentro verso Josef Ilicic, c'è il tiro immediato, la parata di Marchetti. Attenzione alla Lazio che riparte in contropiede con Felipe Anderson, che è velocissimo, Versalico lo deve andare a chiudere. Saltato Versari col tiro. Allora buttiamola fuori. Proviamo il tiro al volo con Ilicic, il miracolo di Marchetti. Che avanza ancora lui, Cristian Teglio. La mette dentro, il colpo di testa, il gol, il 2-1 di Radovanovic. Ci riportiamo in vantaggio, grandissimo gol. Cross perfetto di Josef Ilicic per Cristian Teglio. Guardate qui, ragazzi, Radovanovic, che colpo di testa, palo gol, 2-1 per noi. Rivediamo ancora, grandissimo colpo di testa di Radovanovic. Alla c'è ripartita. Attenzione qui con Klose, Miro Klose è entrato al posto di Diorevic, Miko Klose, miracolo di Tata Rusanu. Zarate ha visto lo scatto di Borca Valero. Alla c'è tutta in avanti, Borca Valero.
Può provare il tiro, Marchetti. Tiro alla centrale. Ilicic tratto per la maglia, riesce a dare a Radovanovic. Il tiro di Radovanovic, Marchetti non trattiene. In due tempi. Bravo Babacar a tenere palla. Dentro Borca Valero al tiro, Marchetti. E finisce qui la partita. Una delle partite più belle e combattute che abbia fatto in questa stagione con la Fiorentina. Ok ragazzi, allora Masina ci ha detto che le avevamo promesso un ruolo più importante nel club, ma finora non ha rispettato i patti. Quindi nelle prossime partite metterò Masina titolare, perché comunque è un giovane talento. Ok ragazzi, allora abbiamo mantenuto 4 punti di vantaggio sulla Juve, perché non vi ho detto che quando io ho pareggiato col Chievo la Juve aveva perso la sua partita. Quindi siamo andati a 4 punti di vantaggio, 49 Fiorentina, 45 Juventus. Nel prossimo episodio affronteremo 2 volte il Milan, prima in Coppa Italia, ed è la Team Cup, e dopo in campionato sempre contro il Milan. Quindi ragazzi, doppia sfida contro il Milan. Nel prossimo episodio vi aggiornerò e vedremo se riusciremo alla fine ad acquistare Ignazio Abate proprio dal Milan, che sarà il colpo di questo calciomercato invernale per la Fiorentina se riuscirò a portarlo a termine. Ho offerto come contropartita Tomovic, non dando più Vesino, visto che avrei poi 3 in quel ruolo quando in realtà me ne bastano 2. E ragazzi, come sempre vi invito a lasciare like per sostenere questa serie, commentate se avete qualcosa da dirmi, qualsiasi suggerimento va bene ragazzi, mi raccomando, commentate più che potete. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, condividete questo video. Qui sotto come sempre trovate tutti i miei social network, quindi passate dalle mie pagine e iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video, qui da Angelo Nero 83 è tutto e ciao gamers!